Grazie Presidente. Finalmente portiamo in aula per il voto una mozione importante, soprattutto questa mozione sull'emergenza climatica, soprattutto nelle ore in cui è in corso la COP25, la conferenza delle parti, che vede l'impegno dei governi di tutto il mondo sul fronte dell'emergenza climatica. Sappiamo bene che a fronte di una posizione dell'Europa sempre più esposta sui mutamenti climatici, gli annunci fatti anche dalla Presidente della Commissione vanno in questo senso, un Green New Deal europeo che crede negli investimenti sul fronte ambientale, la strada da percorrere è ancora molto lunga e quindi serve assolutamente che l'Italia dia un segnale concreto, seppur culturale e politico, in cui riconosca che innanzitutto il nostro Paese è in piena emergenza climatica. Dico anche di più, Presidente, il nostro Paese rappresenta un vero e proprio hotspot per l'Europa. Noi siamo particolarmente colpiti dai mutamenti climatici, lo ha certificato qualche giorno fa il report del German Watch e contemporaneamente, sempre per un report del German Watch, che è un istituto pregiatissimo, che elabora proprio le politiche e studia le politiche sul fronte del mutamento climatico, il nostro Paese sta perdendo punti, invece forza sulle politiche di accelerazione di contrasto al mutamento climatico. È fondamentale per cui dare un segnale politico di accelerazione su questo fronte. Io credo che la mozione della maggioranza abbia un valore particolare perché proprio nel momento in cui si parla anche di rifondare un patto di maggioranza, ecco, credo che quegli impegni scritti in quella mozione tutti insieme abbiano la possibilità di essere una base importante, un faro per muovere l'azione di governo nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perché nella nostra mozione parliamo sicuramente di mutamenti climatici e del problema, ma parliamo soprattutto delle soluzioni e delle opportunità nel campo dell'innovazione tecnologica, della ricerca, del progresso, del ruolo delle nostre imprese, della nostra agricoltura. Noi abbiamo grandissimi problemi, ma abbiamo nel nostro Paese anche le soluzioni possibili e questa deve essere una sfida collettiva che attraversa le forze politiche, che hanno, secondo me, l'obbligo, debbono sentirsi l'obbligo morale di rispondere anche a quelle tante piazze popolate dai giovani che in questi mesi ci chiedono soprattutto radicalità, coraggio, ambizione per rispondere a una sfida che riguarda innanzitutto il loro futuro, la possibilità, la loro possibilità di avere un futuro. Ci chiedono coraggio, ci chiedono radicalità, ma ci chiedono anche di ascoltare la scienza. È per questo, Presidente, che io insisto molto sul fatto che la lotta al mutamento climatico debba diventare cultura trasversale, perché ovviamente i punti di vista, le soluzioni proposte possono e debbono divergere a seconda, naturalmente, della sensibilità politica delle forze, in campo. Dopodiché c'è la gravità della situazione che invece necessita della consapevolezza di ognuno e di tutti. Ed è questo che ci chiedono i ragazzi di quella piazza e ci chiedono di ascoltare la scienza, cioè di farci guidare non dai nostri pregiudizi o dalle nostre ideologie, ma invece piuttosto dai dati drammatici che la scienza continua a fornirci per raccontare a livello politico la gravità della situazione. Questa è una mozione, però, ci tengo a sottolinearlo, positiva, perché davvero mette in campo nel dispositivo finale una mappa per i prossimi mesi e per i prossimi anni, in cui io spero che questo governo avrà il coraggio e l'ambizione di realizzare in una maniera più condivisa possibile, raccontandolo al Paese e condividendolo con tutte le forze sociali, imprenditoriali, con i cittadini, molti lo chiamano Green New Deal, io lo chiamo Green Deal perché di new ormai c'è veramente poco, c'è invece il ritardo con cui ci muoviamo e quindi naturalmente annuncio il voto a favore del mio gruppo, ma anche e soprattutto dico che questo è stato uno sforzo
è un lavoro di composizione di punti di vista diversi e molte dei punti che si ritrovano anche nelle mozioni delle minoranze sono condivisibili. Il governo ha dato una grande apertura, io credo anche una lezione di disponibilità.